Uomini e donne. Che fine ha fatto il cavaliere Armando incarnato? L'amato volto del trono Over ha cambiato vita? Armando incarnato è stato uno dei protagonisti più controversi e chiacchierati di Uomini e donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Carismatico, autentico e sempre pronto a dire la sua, si è mostrato in modo schietto, senza filtri né maschere. Questa sua autenticità ha fatto sì che divenisse uno dei cavalieri più amati del trono Over, ma Giocoforza gli ha procurato anche qualche critica. Non tutti infatti apprezzano il suo modo, talvolta irruente, di esternare ciò che pensa, ma al contrario di costoro, i suoi fan adorano di lui proprio la sincerità. Armando non è certo un uomo che le manda a dire, non edulcora i concetti, manifesta ciò in cui crede senza mezze misure, talvolta anche a costo di sembrare impopolare. Non elemosina consensi facili, preferisce mostrarsi per ciò che è, soprattutto perché, così come ha dichiarato più volte, la donna che starà al suo fianco deve essere conscia dei suoi pregi e dei suoi difetti. Il cavaliere, che piaccia o meno, è uno dei più discussi, non solo perché si è messo in gioco con lealtà, conoscendo alcune dame del parterre femminile, ma anche perché dice ciò che pensa anche sulle vicende degli altri protagonisti del dating show, creando delle dinamiche interessanti. Uomini e donne, Armando incarnato dopo l'addio al trono Over ha cambiato vita? Armando è stato spesso oggetto di critiche da parte di Gianni Sperti e di Tina Cipollari, per questo si è ritrovato talvolta al centro di vere e proprie bufere mediatiche. Conscio del suo valore e della sua forza interiore, non si è fatto fermare dalle critiche sterili, ha proseguito il suo percorso a testa alta. In tanti si chiedono perché non sieda più tra le file del trono Over e, altresì si domandano se prima o poi tornerà ad Uomini e donne. Molti fan si sono poi a lungo chiesti quali siano le motivazioni che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal trono Over. A mettere a tacere i pettegolezzi ci ha pensato proprio lui che ha vuotato il sacco. Ho dato priorità a una persona che per me vale più di ogni altra cosa al mondo, ha detto il cavaliere a Centro Studio. Ho deciso di mettere in pausa il mio percorso a Uomini e donne fondamentalmente per amore, non di una fidanzata. Ha poi continuato spiegando che il programma gli ha dato molto, rendendolo più forte e consapevole del suo valore, ma ha preferito prendersi una pausa per dedicarsi a una persona a lui molto cara. In molti hanno supposto che possa trattarsi di sua figlia, anche se non è dato saperlo con certezza. Non è chiaro dunque che cosa stai facendo oggi Armando, lontano dal trono Over e, se tornerà, ciò che è certo è che i suoi fan continuano a seguirlo con interesse sui suoi profili social e a manifestare l'affetto che nutrono nei suoi riguardi.